Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video in collaborazione con le mie amiche del gruppo WhatsApp The Colors of YouTube. Io sono stata gentilmente invitata da Antonella a partecipare a questo video, a questa collaborazione, quindi voglio mandarle un bacio e ringraziarla per avermi coinvolta in questa bellissima iniziativa. Questo video parte dall'idea di Antonella del canale Consigli di Antonella 2 e di Azzurra del canale AzzuTube. Quindi vi lascio ovviamente i loro canali giù in info box, ma vi lascio anche tutti i link dei canali che partecipano a questa collaborazione, la quale io partecipo con grande entusiasmo perché si tratta di un video che riguarda i packaging. Infatti, il titolo è proprio Quando il packaging ci colpisce. Quindi vi mostrerò dei prodotti che io ho acquistato o che comunque mi hanno colpita, non tanto per il prodotto in sé, ma soprattutto per il packaging, quindi perché la confezione aveva qualcosa di particolare, qualcosa che comunque mi piaceva. Antonella e Azzurra hanno pensato di fare una lista, diciamo così, di prodotti da mostrare e devo dire che io ho quasi tutto tranne un paio di cose, ma poi ne parliamo dopo. Il primo è il profumo. Dunque, io, come sapete, se mi seguite da un po', non sono assolutamente un'appassionata di profumi, praticamente non ne ho quasi. L'unico profumo che utilizzo è il J'adore. Però non lo utilizzo per il packaging che ha, ma perché mi piace proprio il profumo. Quindi, pensando e ripensando a quale poteva essere un profumo da mostrare in questo video, che abbia un packaging che mi colpisce, l'unico che mi è venuto in mente è un profumo che in realtà non è mio, ma è di mia madre. Quindi io vi farò vedere un'immagine semplicemente perché, io non ce l'ho in casa mia, ma ce l'ha mia madre a casa sua. E quindi andare a casa sua solo per fare il video mi sembrava un po' troppo macchinoso perché poi mi dovevo portare dietro tutta l'attrezzatura. Quindi ho preferito farmi mandare una foto e mostrarvi appunto l'immagine. Si tratta del profumo Chamade di Guerlain. È un profumo che lei aveva ricevuto in regalo da mio padre, pensate, negli anni 70. Mio padre gliel'aveva regalato per San Valentino perché questo profumo ha un packaging particolare a forma di cuore, quindi era un regalo veramente molto romantico. Lui le aveva regalato l'essenza di questo profumo, quindi lei mi ha raccontato che è un profumo che le è durato praticamente 20 anni perché ne bastava una goccia e durava tantissimo sulla pelle, quindi veramente un grandissimo investimento, se così vogliamo dire. E io vi mostro questo in particolare perché l'ho sempre visto sullo scaffale del bagno di casa dei miei genitori e mi ha sempre colpito. Fin da quando ero piccola io rimanevo affascinata da questa confezione a cuore che aveva questo tappo a goccia, quindi era veramente una cosa bellissima. Quindi l'unico profumo che davvero mi colpisce per il packaging che ha è questo Chamade di Guerlain, che però è di mia madre e non è il mio. Ma andiamo avanti con le cose che invece appartengono a me. Il secondo prodotto da mostrare sarebbe una cipria, però io sinceramente non ho nulla da farvi vedere perché non ho mai acquistato una cipria per il suo packaging e quindi è inutile che io vi faccia vedere la classica cipria col tappo di plastica trasparente perché quello va da sé che non l'ho acquistato per il packaging. Stessa cosa per il blush, perché il secondo prodotto è il blush. Io qui posso farvi vedere questo cofanetto di Pupa, che è quello del principe, questo qui con la coroncina, perché all'interno contiene un blush che poi è un blush illuminante in realtà. Questo, che sarebbe questo qua, ora voi non lo vedete perché ho la luce pessima, comunque è l'unica cosa contenente un blush che io posso farvi vedere perché un blush singolo da solo per il packaging purtroppo non ce l'ho, però comunque questo è un cofanetto carino che io ho acquistato principalmente per la sua estetica più che per il contenuto. Invece me la cavo molto meglio con il secondo prodotto da mostrare perché si tratta di farvi vedere un set di pennelli. Io avevo preso questi pennelli qui che hanno la, diciamo, colorazione e la forma della classica sirena. Vedete che
qui il manico del pennello ha questa coda di pesce, diciamo così, da sirena, tutta colorata con questi colori pastello che sono anche olografici perché vedete che sono comunque un po' cangianti, rosa, azzurro, verde, sono veramente dei pennelli bellissimi, poi hanno questa parte bianca col viola sopra e poi io con questo set avevo acquistato anche questo qui che era proprio insieme, era diciamo una cosa in più che avevo trovato nel set che invece è molto più piatto e che ha questa forma appunto classica del pesce. A me questi pennelli piacciono veramente tantissimo e li ho acquistati esclusivamente per il packaging, li ho proprio presi solo perché mi piacevano. Li trovo veramente belli, veramente particolari e quindi insomma sono entrati a far parte del mio set e della mia postazione make-up solo perché mi piacevano esteticamente. Il prossimo prodotto da mostrare è una palette. Dunque, io recentemente ho acquistato questa di Makeup Revolution, che è quella zebrata. Ho anche fatto una recensione un pochino più accurata che trovate sul mio canale, magari per semplicità ve la lascio nelle schede. Comunque l'ho acquistata sia per il packaging, ma anche per i colori che vi erano contenuti all'interno, che sono dei colori molto accesi, che mi hanno però colpita tantissimo e che io volevo assolutamente provare. Scusate se lo specchio è pieno di polvere, ma è polvere dell'ombretto. Me ne sono accorta adesso che ve l'ho fatto vedere. Comunque, chiudete un occhio, abbiate pietà. Comunque, a me questo packaging piaceva tantissimo e quindi ho deciso di acquistarla anche per il suo packaging. Il prossimo prodotto è un rossetto e ce n'è uno solo che io ho acquistato esclusivamente per il packaging, anche se non mi serviva affatto, e si tratta di questo. Questo qui è un rossetto che a me piace veramente tantissimo, che avevo trovato da Upim e che quando ho visto assolutamente non ho saputo resistere. È un tucano, vedete che ha il becco colorato, è veramente carino, è particolare, io lo tengo posato lì nella mia postazione make-up perché mi fa piacere proprio vederlo appoggiato lì. Il rossetto è contenuto qua nella parte sotto, vedete, è un rossetto molto chiaro, sembra quasi un lip gloss e ovviamente si deve applicare con il pennellino perché altrimenti non riuscireste poi a metterlo sulle labbra. Comunque, al di là del rossetto in sé, mi piaceva proprio il packaging, è veramente veramente carino e quindi ho dovuto assolutamente acquistarlo. E l'ultimo prodotto è uno smalto. Vi faccio vedere questo che è veramente particolare, che mi è piaciuto subito perché si tratta di un packaging un po' diverso dal solito. Intanto perché è quadrato e quindi il fatto che sia quadrato già lo rende più carino. Poi ha questo fiocchetto nero qua, ha questo tappo in rose gold che è veramente particolare, poi ovviamente è tutto pieno di glitter, quindi proprio brillante, colorato perché sono dei glitter colorati e quindi rende tutto un piccolo gioiellino. È uno smalto che in realtà non è un granché come smalto perché è uno smalto trasparente con tutti questi glitter che però poi quando voi lo andate a stendere sull'unghia non ha questa coprenza, questo effetto particolare, però il packaging è veramente qualcosa di eccezionale. Questo me l'aveva regalato la zia del mio compagno, che conoscendomi aveva intuito che avrebbe potuto piacermi una cosa del genere. E quindi sicuramente questo è uno smalto del quale il packaging mi ha senz'altro colpito. Questi sono i prodotti che mi hanno colpito per il packaging. Andate a vedere anche i video delle altre ragazze che partecipano a questa collaborazione perché vedrete sicuramente altri packaging e altre cose magari molto carine, anche magari degli spunti per fare dei regali di Natale perché siamo vicini a Natale e quindi magari ci sono dei packaging un po' particolari che possono anche essere utili per prendere spunto per appunto i regali di Natale. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.